Giovedì 26 luglio siamo al termine della stagione sportiva 2017-18, eppure la Champions Cup è ancora qua, si gioca ancora, finalissima questa sera della Superlega, la Black Monkey che ha vinto il campionato Open contro la Ricciolo Consulenti d'Immagine che ha vinto il campionato Over 30, solo una uscirà con la Coppa dalle grandi, grandissime orecchie. Siamo pronti? Partiamo! Quasi tutto pronto per cominciare qui a San Lorenzo, finale della Superlega Champions Cup edizione 2017-2018, la lettura delle formazioni come di consueto a partire dalla Black Monkey agli ordini di mister Alessandro Pigeda con Carcangio tra i pali, poi Capitan Marceddu, Matteo Caboni, Marco Perra, Firano, Consalvo, Cureli, Mereu, Tumatis e Patron Casalese. Dall'altra parte il Ricciolo Consulenti d'Immagine che si schiera con una maglia giallo-nera mascherata dalle pettorine arancioni, ha Alessandro Franceschini tra i pali, poi due Mingoia, Fabrizio e Riccardo, Iba, Pau, Gaudino, Pintus, Masella e Pin. Si è iniziati a giocare Black Monkey contro Ricciolo Consulenti d'Immagine. Allora ricordo ancora una volta che la Ricciolo Consulenti d'Immagine, o meglio il Ricciolo Consulenti d'Immagine perché poi il nome è maschile, arriva dalla vittoria del torneo Over 30, 4-1 sull'Atletic Basesi, finale praticamente mai in discussione. La Black Monkey ha fatto ancora meglio perché in finalissima nel torneo Open è riuscita ad avere la meglio sul Palatinaikos che era favorito, in realtà poi il campo ha detto il contrario. Punizione da distanza siderale, ma per Cureli nulla è possibile. Franceschini è abbastanza preoccupato tra i pali. Ma Cureli, violentissimo! Giacomo! Cureli! Sempre lui! Ci mette la firma Black Monkey 1, Ricciolo Consulenti d'Immagine 0 al terzo minuto di gioco. Conclusione che ha superato la barriera, ha sorpreso Franceschini, palla sotto la traversa, il vantaggio della Black Monkey. Fabrizio Mingoia, adesso l'incornata, il pareggio immediato, Riccardo Mingoia 1-1 sul lancio da parte di Fabrizio Mingoia dalla destra, incornata di Riccardo Mingoia sul lato sinistro in area di rigore, ha preso completamente controtempo Luca Carcangio, 1-1, botta e risposta, splendido, immediato. Attenzione Tumatis, Nicolas Tumatis, pallone banalmente perso sulla tre quarti destra dal Ricciolo Consulenti d'Immagine. Tumatis con la punta, mi è sembrato, del piede destro, una saetta alla sinistra di Franceschini. La Black Monkey di nuovo in vantaggio, partita pazzesca. Pronto Fabrizio Mingoia col mancino, va dentro, l'errore, c'è il pareggio, c'è il pareggio, Riccardo Mingoia 2-2, ancora lui, un errore per parte, insomma partita pazzesca, doppietta per Riccardo Mingoia, il nuovo pareggio e siamo all'ottavo del primo tempo. Punizione affidata al destro di Pasquale Firano, sorprende un po' che sul pallone non ci sia Giacomo Cureli, che invece è lì, staziona al limite dell'area di rigore. Attenzione che potrebbe anche essere uno schema, c'è vicino Matteo Caboni che si sta scaldando, guardate come saltella sulle punte. Firano, la conclusione a sfiorare il palo sinistro, brividi per il Ricciolo. Firano adesso, non ci sono spazi per il Black Monkey, allora Cureli, si affidano al loro talento i giocatori maglia nera. Cureli da fuori, non lontano dal palo alla sinistra di Alessandro Franceschini. Pronto Cureli intanto col destro, la sua battuta, Giacomo Cureli, un colpo da biliardo dalla destra in diagonale, diagonale perfetto, non ci ha potuto far nulla Alessandro Franceschini. 3-2, doppietta per Giacomo Cureli e siamo al tredicesimo del primo tempo. Pallone per Fabrizio Mingoia che poi cerca l'imbucata per Riccardo Mingoia, è riuscita Riccardo Mingoia che poi appoggia per Masella, ci mette una pezza, Carcangio in calcio d'angolo, angolo battuto e questo momento c'è l'incornata da parte di Massimo Pau e la deviazione ancora di Carcangio, un Ricciolo ancora vicino al gol. Ora Pintus prova di vincolarsi di due avversari, ci riesce molto bene, pallone poi filtrante per Masella, interessante Masella che riesce a divincolarsi di Matteo Caboni, attenzione già in posizione buona per il tiro, la conclusione, Carcangio ci mette una pezza, pallone messo nel mezzo, Masella, Fabrizio Mingoia, Riccardo Mingoia, 3-3, tripletta per Riccardo Mingoia, lasciato tutto solo a centro area di rigore, nuovo pareggio, parità incredibile e arriva
In questo momento il duplice fischio, primo tempo divertentissimo, speriamo di assistere allo stesso spettacolo nella ripresa. Si va a riposo sul punteggio di 3-3 con un ricciolo corsaro. Pronti a ripartire per il secondo tempo, al termine della prima frazione le due squadre sono andate a riposo sul 3-3, allora vado a riepilogare i gol. Al terzo minuto il vantaggio della Black Monkey con Curreli, al quarto minuto il pareggio immediato di Riccardo Mingoia, al sesto minuto Tumatis per il 2-1, all'ottavo ancora Riccardo Mingoia, nel frattempo è iniziato il secondo tempo, al tredicesimo 3-2 di Curreli e al ventitresimo, quindi 10 minuti dopo, il punto del 3-3, tanto per cambiare, di Riccardo Mingoia. Gaudino adesso, la tocca per Fabrizio Mingoia, alto di un niente, brividi per la Black Monkey. Adesso Masella la mette dentro, diagonale, insidiosissimo, pallone sul fondo di un niente. Punizione affidata al destro di Marco Perra. A lui violentissimo Franceschini sopra la traversa, grande intervento questo da parte di Franceschini. Pallone per Marco Perra che ha spazio. Prova il tiro Marco Perra sotto l'incrocio a sinistro, un grandissimo gol, la Black Monkey è di nuovo in vantaggio quando siamo nel nono, nel secondo tempo 4-3, il gol di Marco Perra, splendido. Pinna la tocca per Masella, Carcangiu che salvataggio, angolo battuto, Gaudino attraversa Cavolosa e poi Cavoni salva, incredibile, che partita. Pallone poi per Massimo Pau, l'ho pressa Perra, adesso la palla è per Fabrizio Mingoia che ci prova dalla distanza, palla a sfiorare il palo destro. Ora Giacomo Curreli che la stoppa benissimo, Tomasi sarà di rigore, Giacomo Curreli, il 5-3 della Black Monkey al termine di uno splendido triangolo tra Curreli e Tomatis, 5-3 per la Black Monkey, pausa per noi perché c'è time out per il ricciolo. E ora Casalese sulla destra, al limite la mette dentro, Nicolas Tomatis lasciato solissimo dalla retroguardia del ricciolo e quando siamo nel 21esimo della ripresa del 6-3 oserei dire chiude i giochi. Ricciolo che si perde questa finale, si prende il secondo posto della Superlega Champions Cup ma non ha fatto demeritato, insomma Ricciolo che a lungo nel primo tempo ha fatto tremare la propria avversaria, nel secondo tempo sul punteggio di 3-4 ha colpito una clamorosa traversa, nella stessa azione Caboni ha salvato dal 4-4, adesso intanto Franceschini va a servire praticamente Curreli e Curreli prende la traversa clamorosa, adesso Ibba. Pallone per recuperato da Marcedu e arriva in questo momento il triplice fischio da parte del direttore di gara Alberto Chesa che decreta la Black Monkey campione della Superlega Champions Cup edizione 2017-18. La Black Monkey c'è riuscita non senza sudare, onore al riccio, trascinata ancora una volta da uno strepitoso Curreli la Black Monkey, ma non solo, bravissimi anche Marco Perra, Nicola Stumatis, tutto il gruppo Black Monkey campione. Ribadisco il finale qui da San Lorenzo, Black Monkey batte Ricciolo 6-3. Gianluca Carcangiu, vuoto 7,5. Qualche marachella nel primo tempo, la combina, poi cala il sipario e per gli avversari resta solo l'amarezza. Diesel! Fabrizio Mingoia, vuoto 7,5. Francesco Totti si muoveva lungo tutto il fronte offensivo, senza dare punti di riferimento. Anche Fabrizio così. Ogni sua giocata mette i brividi. Er pupone de Casteddu. Giacomo Curreli voto 8, il pibe d'oro della Black Monkey ha preso lezioni di geometria ultimamente, difatti sui calci piazzati è infallibile, suo anche l'assist per Perra, instancabile risolutore.